Buongiorno, oggi ci sono mille cose che devo fare, non ce la farò mai a farle tutte, ma ci provo. Vediamo, perché in mezzo all'album e al progetto della domenica ci sono anche il binder di Natale, due tag che devo fare, un paio di cosine qua che posso buttare perché tanto le mie bustine delle fustelle finiscono sempre male. Vabbè, vi aspetto intanto. Mi ero portata la tisana, eccola qua. Buongiorno. Allora, pochi giorni prima di entrare tutti in zona rossa, in cui avremo tanto da fare a casa, io dormirò. Buongiorno. Oggi ho queste foto ancora più cretinotte, ma io le adoro. Questo filtro è sempre Snapchat, si chiama Santa Telmi. E ha in sottofondo la musica di Ariana Grande, vi prego, è meravigliosa. Mi sto divertendo un casino quest'anno con queste foto stupide. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Mi diverto. Allora, eccoci, questa è la paginetta di oggi. Ci sta perfettamente, tra l'altro. Buongiorno. Eccovi. Allora, non sono informissima, ho mangiato qualcosa che mi ha fatto ritornare alla mia fantastica reazione allergica alla lingua, quindi oggi dovrò mangiare praticamente riso in bianco tutto il giorno. Non sono molto felice perché ho la casa piena di cibo spazzatura, insomma, vabbè. Stamattina ho fatto gli ordini che sono arrivati ieri pomeriggio, ieri notte e stanotte. Riprenderò con tutto il resto domani. Domani ci saranno una trentina di pacchi che partono. Domani aspettiamo Ranger. Finalmente, magari riesco a tenermi un gattino di Timolz, chi lo sa. Aspettiamo Ranger e un altro paio di cose, adesso non ricordo neanche più io che cosa, figuratevi come stiamo messi, però fino al 23 penso che ci consegneranno tutto tranquillamente, ma secondo me consegneranno anche il 24. Non ritireranno sicuramente i corrieri, almeno DHL ritirerà sicuramente fino al 23, almeno questo. Buongiorno, eccoci qua. Oggi abbiamo un sacco di cose da fare perché dobbiamo fare la pagina del binder, che in realtà è presto fatta. Una volta che attacco questa meravigliosissima foto, in realtà è finito e lo lasciamo da fare dopo. E poi qui in realtà vorrei vedere di sfruttare se mi avanza qualcosa della collezione di Doodlebug. È meravigliosa! Ma a me appaiono in realtà anche senza che le ricerchi. Questa si chiama Santa Telmi e ti appare questa rennina dietro e c'è fantastica. Ero qua in negozio che ridevo da sola. Vabbè, malattie mentali e dove trovarle. E cosa dobbiamo fare? Assolutamente. Allora, intanto che la mia tisana prende una temperatura decente perché con questa reazione allergica alla lingua non posso bere niente di troppo caldo. Vi faccio vedere una roba che dobbiamo fare perché mi sono ridotta un pochino all'ultimo. Allora, devo fare dei bigliettini regalo anch'io. Non tantissimi, però qualcuno devo farlo. Queste sono le tag di Moda Scrap. Questa è la Ribbon Tag, la misura più grande. Sì, va bene. La macchina fotografica della Low Fun, Elisa, è le don di questa fustella. Adesso appena Low Fun mi risponde, ordino un altro po' di meccanismi della Iris. E di don ce ne sono tantissimi. C'è quello scallop, semplicemente c'è la macchina fotografica. Adesso hanno fatto la casettina per gli uccelli. C'è quello che abbiamo usato ieri, lo Snow Globe. Ce ne sono veramente tanti e sono tutti deliziosi. Se vi piacciono le card interattive, devi cercare su Snapchat Santa Telmi. E ti viene fuori questo filtro, è meraviglioso. Forse erano le mie mani che facevano sì che fosse poco a fuoco. Allora, ho qui sette di queste tag di Moda Scrap, che sono le Ribbon Tag. Questa qui è la misura più grande. Ciao Giorgia, buon lavoro. Questa è la misura più grande. Facciamo una cosa molto molto easy. Ho tre colori, quindi ne facciamo due per colore. Faccio coloro con gli ink di Tommy. Questo è il grigio azzurro, come ho fatto con le altre. Nulla di nuovo all'orizzonte. Coloro questa parte qui, questa qui sotto è una scatola della pizza dove vengono ospitati i vostri ordini, dove stanno in affido fin tanto che non ve li spediamo. Coloro questa parte, poi semplicemente farò una timbrata, vedrò di aggiungere magari una fustellata di qualcosa, adesso vediamo, magari le completo anche domani, vediamo, non lo so. Questo è il grigio azzurro. Ho messo il nastrino perché voglio che il colore non mi scappi oltre quel bordo lì, perché voglio che ci sia solo quella fascia lì colorata. Avrei potuto fare questa cosa anche con i distress, ma questi colori lasciano delle macchie di colore così belle
che in realtà preferisco così. Allora, pulisco il pennello un secondo, così vi faccio vedere anche un altro paio di colori nuovi. Questo è l'Aloe. Allora, sono un po' in crisi per l'album della Doodlebug perché con gli appiccichini che abbiamo fare un mini album è veramente pressoché impossibile. Aloe, tutti i colori unconventional per questo Natale, ma mi piacciono così tanto. Tac. Così. Ancora un'altra. Quindi ho pensato di fare un... Non so neanche se chiamarlo un mini, avrà una base 20-20 e potrebbe in realtà essere un doppio layout con dei flap. Adesso lo vediamo insieme, lo costruiamo insieme e lo improvvisiamo per quello che ho scritto. Questo verde è l'aloe ed è meraviglioso, ma tutti i colori di Tommaso sono belli. E poi ho preso questo borgogna, che è un altro colore molto scuro, ma a me piace veramente tantissimo. Vabbè, non è che io ne trovi di colori di questi ink che non mi piacciono, però guardate. È meraviglioso. È stupendo. Magari la terza, quella che è fuori, la faccio di questo colore qua. Tac. Poi qui ci faremo una timbrata. Vediamo se metterci magari un rametto di qualcosa. Vediamo. Questo devo fare. Vabbè, poi pulisco il mio piano. Scusate, ce l'ho qui. Questi colori sono splendidi, sì, lo so. Adesso era un po' che non ci pasticciavo. Non bisogna perdere le buone abitudini. Tac, e ne depositiamo ancora un po' così. Perfetto, e io con questi ho finito. Queste le metto ad asciugare lontano. Queste sono le tag, sono queste, aspettate che ve le prendo. Sono le ribbon tag di Moda Scrap, questa è la misura più grande. Ovviamente. Che cosa strana, ho rotto la busta. Vabbè, non importa. Comunque è la misura più grande delle ribbon tag. Anche il mattone è meraviglioso, sì, ma anche l'argilla io trovo che sia splendido. Allora, questi qui li lasciamo qui ad asciugare. Intanto noi facciamo tutto il resto che abbiamo in programma per oggi. Puliamo solo un secondo qui e allontaniamo l'acqua in un punto in cui io non possa fare danno in autonomia. Quindi magari la mettiamo qui sotto, poi la recupererò. Allora. Prima di fare grandi cose, incolliamo la nostra fotina, che tanto sarà sicuramente lì. Sono inchiostri ad acqua, si chiamano Ink Extreme, ce ne sono, adesso non so dirti di preciso da quanti colori è composta la gamma, ma penso 11, 22, 36, 48 forse, dovrebbero essere 48. Sono bellissimi, sono ad acqua, quindi in realtà li puoi usare per colorare. Per acquerellare, li puoi usare per fare le macchie, sono splendidi, insomma io li uso sempre tanto. Allora, quest'altra fotina qui vediamo se metterla poi dietro o se per ora insomma non avremo posto, vediamo. Prendiamo la nostra tesserina di oggi. Le forbici, ieri ho messo a posto talmente bene qui che ovviamente adesso non trovo più le forbici, le avrò messe qua. Ho troppi contenitori, sta cominciando a sfuggirmi di mano questa cosa. Dove vi? Eccole qua. Allora, sono tanti, sì, però sono meravigliosi. Sono usciti un po' alla volta, quindi in realtà chi segue Tommaso da un po' probabilmente è riuscito a collezionarli tutti un po' come gli Oxide senza vendersi un rene al mercato nero. Oggi è già il giorno numero 20. Quando è successo? Mamma mia! Ho talmente tante cose da fare che non... Boh. Ieri ho messo giù il template dei ritagli, dei ritagliabili, dei My 12 Tales. Oggi pomeriggio cerco di finirlo. Domani dovrei riuscire, se tutto va bene, a presentarvi... Voilà! Anche gli Sparkly, sì. Domani, se tutto va bene, dovrei riuscire a presentarvi i My 12 Tales, le due tipologie di abbonamento che si possono fare, che in realtà saranno tre, se c'è anche qualcuno che vuole abbonarsi solo ai timbri. Tac. Magari proprio non la svitiamo completamente. Se arrivi a 60, non lo so. Non lo so in realtà se ne hai in previsione di nuovo. Eccola.
scuola. Non lo so se ne hai in previsione di nuovi, però adesso è un po' che non ne escono. Potrebbe farci contenti e farne uscire qualcuno. Allora, puliamo questa macchia di colla qui. Ok. Qui ci vorrebbe tanto glossy, ci insegna Roxana, io questo lo faccio cadere da lì. Il colore argilla ti ha cambiato colore, per caso ti è rimasto aperto, è stato contaminato con un pennello, a me è capitato con un colore in cui ho messo un pennello sporco ed è diventato un altro colore, che non credo che Tommy sia propenso ad inserire nella sua linea, ecco, per dire. Ok, questa praticamente potrebbe rimanere così. Qui dietro adesso vedremo che cosa fare. Dunque, le nostre tag si stanno asciugando, poi decideremo che cosa timbrarci, ma ho qui i timbri di Tommaso, insomma, qui una serie di timbri, quindi penso di che non avrò difficoltà a trovare alternative. Allora, questo, mi manca il doodle pop che mi deve essere, deve essermi rimasto lì. Aspettate. Mi sono persa un doodle pop. Sono una persona triste. Vedo poi di andare a recuperarne un altro. Vabbè, e ho qui gli avanzi dei Chit Chat. Francobollo. Aspettate, aspettate. Voilà. Qua è caduto di tutto, ma non importa. Ah, equilibri precari. Poi questi sono gli Ozzenens. Allora, il problema, tra virgolette, di questi abbellimenti è che sono enormi. Stiamo aspettando i gadget per la Fidelity, sì. Ma il fornitore mi ha scritto che sembrerebbe che li sdoganino entro il 26, che è tardissimo, vuol dire più di un mese dopo che sono stati spediti. Non so che dirvi. Però non voglio presentarvi le Fidelity. Infatti, se chi ha controllato le Fidelity di novembre e di dicembre non sono state ancora sollecitate come rinnovo. Questo perché attendiamo che ci siano le Fidelity nuove senza chiedere extra alcuno. Insomma, bevo un attimo un po' di tisana, vediamo se ha preso una temperatura accettabile. Ok, allora. Dunque, il problema di questa collezione nel realizzare un mini è che gli abbellimenti non sono mini, non lo sono per niente. Quindi, che cosa faccio? Allora, ho pensato a due cose. Si potrebbe pensare di fare, questi li sposto un secondo perché tanto li useremo dopo. Allora, una prima idea era quella di usare. Ah, questi sono degli odds and ends in più che devo caricare sul sito perché ce n'è un pacchetto in più rispetto. Vi ho fatto il prodotto contenitore sul sito, li trovate tutti lì. Allora, queste sono le carte 12x12 che ritorneranno ancora in settimana. Si potrebbe fare un ring album 20x20, di modo che praticamente ogni pagina diventi pressoché un layout a sé stante, perché un 20x20 è bello grande, oppure si potrebbero fare. Che penso che sarà la cosa che cercherò di fare. La foto con la renna è meravigliosa. Un mini stretto lungo, anche potrebbe essere tipo un 7x20, potrebbe essere una misura, perché queste scritte stanno bene in verticale, oppure un 10x30. Oppure si potrebbe fare quest'altra cosa qui, che potrebbe essere carina. Si potrebbe fare un layout doppio che si apre. Il prodotto contenitore è un prodotto sul sito che, se vai a vedere nel link che ho messo, che contiene l'elenco dei materiali che io ho sul tavolo, che sto usando per un dato progetto, che vengono utilizzati in un dato progetto, come quando capita magari nei progetti dei video gratuiti. È un contenitore di prodotti, quindi in realtà non è un prodotto che potete comprare e mettere nel carrello, ma da lì potete scegliere quello che volete comprare. Questo perché magari qualcuno ha già preso qualcosa di quello che è presente all'interno di questo progetto e quindi non vuole prenderlo doppio. Allora, la cosa che mi interessava sarebbe fare un doppio layout con un dorsino e all'interno di questo dorsino fare la spinetta e su questa spinetta inserire delle pagine di diversa misura che potrebbero essere un 10x20, per esempio, o potrebbero essere anche più strette. Potrebbe esserci sul bordo di questo layout, potrebbe anche esserci addirittura un ring.
L'unica cosa che non ho ancora deciso è se fare un 20x20 o un 30x30. Il 30x30 forse è un pochino più impegnativo, quindi magari opterei per un 20x20. Iniziamo a fare una struttura. Caos infinito, come ti capisco, a volte è difficile mettersi lì e fare il prodotto contenitore. Allora, ho preso della mia carta basic. Avrei potuto in realtà prendere anche del bianco di Tommaso, ma non ne ho tantissimo e quindi usiamo questo. Allora, facciamo un 8x8, che a questo punto in realtà potrei sfruttare un po' della lunghezza per fare anche il dorsino. Diciamo che il dorsino voglio farlo di 5 centimetri, quindi ragioniamolo a questo punto come 10 pollici. 10 pollici per 8 pollici. Complicata. Proviamo. In realtà posso anche decidere di fare molto pochi add-on, molte poche pagine e mezzo. Però intanto mi porto avanti con una struttura che mi permetta di fare tutto quello che ho in mente. Allora, facciamo una piega a 8 pollici. Questo qui sarebbe il mio dorsino, che poi rivestirò ovviamente con la carta e qui ci sarà tutta la spinetta. Ok. Mi serve l'altra pagina, a questo punto che taglierò della stessa identica misura, da incollare qui. Quindi sarà sempre un 8 pollici di altezza per 10 pollici e cordonerò poi a due. Di qua. Poi lo matterò. Così. Questi due incollati faranno la struttura esterna, che è un 8x8, ok? Allora, questi qui in realtà io li posso già incollare perché tanto saranno la parte esterna. Per questo uso il biadesivo. Ho ordinato tutte le misure di biadesivo possibili e immaginabili che ho trovato disponibili, quindi gli appiccichi non perdiamo tempo. Per la spina sì, puoi usare la fustella di modo scrap, in realtà io ho intenzione di fare la spina in maniera un po' diversa e quindi in realtà all'interno di ogni piega ci saranno poi paginette che entrano e escono. Una cosa che ho fatto quando è arrivata la collezione Ei Santa, mi sembra, di Crepe Paper, avevo fatto questo albumino con tutte queste paginette che si infilavano in mezzo, non so se ve lo ricordate, molto semplice però in realtà d'effetto, qui abbiamo tante carte, vediamo. Non mi avanzerà niente probabilmente per la mia paginetta, ma boh. Allora, in realtà poi queste carte sono talmente tanto belle che fanno da sole anche senza appiccichini. Però allora incolliamo questo qui. Perfetto. L'unica altra particolarità che vorrei è stondare tutti gli angoli. Mi sono presa questo che ho visto che è finito, ma ve l'ho messo ordinabile perché in realtà ne ho già ordinate un to. Ieri sera sono andata a dormire alle 9:25, praticamente mi sono addormentata. E mi sono risvegliata nella posizione in cui mi sono messa a letto, quindi credo di aver resistito sveglia, boh, 5 minuti. Allora, guardate, uso l'angolo più largo. Quindi tutte le mie paginette saranno poi così. Non è che sto inventando l'acqua calda, cioè, però di solito non lo faccio mai. Tac. Ok. Allora, così, così. E questo è quanto. Allora, adesso devo preparare la spina. Allora, la spina ho 5 centimetri. Sono 2 pollici. Ragioniamo di un quarto di pollice in un quarto di pollice, quindi io posso fare una spina più stretta ogni mezzo pollice. Quindi che cosa vuol dire? Che io taglierò altri 2 fogli 8 pollici. Ma in realtà potrei anche fare una cosa molto diversa. Questa qui sarà la struttura e i fogli direttamente creeranno le spine. Questo perché? Perché in realtà i fogli della Doodlebug sono talmente tanto belli che coprire il fronte e il retro diventa un po' difficile. Possiamo inframmezzare direttamente no, a me capita spesso. Possiamo inframmezzare le pagine che useremo direttamente per fare le spinette con pagine un po' più spesse per dare un po' più di sostegno. Per esempio, facciamone una a questo punto lasciando un pochino più di margine, che potrebbe essere sempre altezza 8 pollici. Qui abbiamo 2 pollici. Se devo togliere mezzo pollice,
proviamo con mezzo pollice, qui mi diventa 9 pollici e mezzo. Guardate, la logica è questa. Io adesso faccio una piega a un pollice e mezzo. Adesso taglierò anche l'altro elemento, però per dirvi, questo me l'avete già visto fare mille volte, questo verrà incollato qui così, l'altro sarà incollato allo stesso modo e avremo questo spessore qui. La pagina che andrò adesso a inserire della carta patterned avrà invece che mezzo pollice, solo un quarto di pollice, quindi sarà due po un pollice e tre quarti. Adesso ve lo faccio vedere. Tagliamo prima l'altra di questa qui. Pollici per 9 e mezzo, una piega a 1 e mezzo e abbiamo il dorsino. Non voglio ancora incollarlo perché adesso vi faccio vedere perché. Così, questo sarà così. I due dorsini ovviamente si sovrappongono e verranno incollati qui. Chi si ricorda quell'albumino che ho fatto con le carte di Crate Paper ricorderà che avevo fatto dei fori, avevo fatto dei tagli qui per infilare altre pagine e faremo la stessa cosa qui. Quindi prima di andare avanti e di perdermi magari delle carte che vorrei utilizzare, adesso vi faccio vedere, adesso che lo monto vi sarà di più immediata comprensione. Allora, decidiamo come fare la copertina. Scegliamo una carta che possa essere la copertina. Dato che abbiamo dei die cut veramente importanti come misura, probabilmente la copertina avrebbe senso farla di una carta, con due carte basic, tipo questa e questa. Di modo che poi lo spazio nella copertina sia sufficientemente, libero, oppure potremmo sceglierne una che faccio già tutto da sole. Allora, diciamo che per il fronte di copertina scelgo questo. La mia copertina è 8 pollici per 8 pollici, giusto? Faccio una mattatura con la carta pattern ed un pochino più piccola. Per me sarà, potrei anche decidere di nasconderla tutti. Eh sì, ce l'ho lì la tisana, ma siccome ho un sacco di fastidio alla lingua perché devo aver mangiato qualche schifezza che mi ha fatto male, non riesco a berla tanto calda. Allora, facciamo 7 pollici e 3 quarti per 7 pollici e 3 quarti. E questa sarà la mia copertina su cui magari metteremo anche solo una scrittina. Guardate. Le tagliamo gli angolini. Le casette, sì, anche secondo me. Usiamo sempre l'angolo da 20, che è quello più ampio. In questo tipo di album, non so se seguite Doodlebug sui vari social, spesso e volentieri hanno, magari dritta, vedete? Così. E incolliamola, così ci leviamo il pensiero. Spesso e volentieri hanno pagine stra multifoto, nel senso che all'interno di un'unica pagina mettono tantissime foto, un po' perché a questo punto mi rendo conto i layout che fanno. E anche le pagine degli album sono più grandi rispetto a quello che siamo abituati a fare perché hanno questi abbellimenti giganti e quindi ovviamente va un po' tutto in proporzione. Un po' perché ci sono, se seguite anche Simple Stories, spesso nei modelli di pagina che loro suggeriscono anche nei lavori del DT ci sono più foto. A volte fanno questi layout doppi in cui ci sono tante foto, cosa che magari noi facciamo un po' meno, almeno io sicuramente faccio un po' meno. Questa sarà la mia copertina, ok? Adesso scelgo il dorsino, che potrebbe anche essere di questo verde qui, perché non ho ovviamente abbastanza carta per. Ma in realtà no, credo di. Adesso ve lo dico e riderete intanto. Credo di aver mangiato delle acciughe al verde che non andavano esattamente benissimo per i problemi di lingua che ho. E vabbè, nessuno è perfetto, d'altro canto. 7, 3, 4. Probabilmente mi hanno un po' dato fastidio e adesso sono lì col miele rosato. Allora, perfetti per Silvia Poddeso, sempre il 20, facciamo gli angoletti anche sul dorsino. Silvia mi sta scrivendo ma non leggo, a questo magari era un po' troppo, ma vediamo. Ma sì, è carino, no, no, va bene, mettiamoli dritti perché se mi sta guardando la Germanà poi le viene un embolo se metto gli alberelli storti. E questo lo mettiamo così, perché la copertina tanto in realtà sarà fatta e non ci saranno altri problemi. Allora, mi manca questa parte qui, le foto.
Allora, questa parte qui la possiamo fare con questo bellissimo sfondo e quindi ci tagliamo. Stessa cosa. Un 8 è un 7 e 3 quarti per 7 e 3 quarti. E adesso vi faccio vedere come userò questi scarti di queste, perché ovviamente facendo questo tipo di taglio avanza un sacco di carta che non possiamo recuperare, nel senso che non ha la stessa grandezza. Questo attrezzino qui arriva in settimana, questo punch, questo corner punch, cioè sia della Vaessen che della Paper Fuel. Questo qui è della misura più grande, fate attenzione perché sul sito ce ne sono di misure diverse. Stai stondando tutte le foto del calendario e sono molto carine. Io ho già quasi finito anche questa colla qui, non si può sentire. Ok, allora. Questa qui sarà la struttura, ok? Tantissimi modi per legarla. Io ho scelto questo. Allora, adesso poi sceglieremo le pagine interne, ma dato che ho già questa, che ho perso, questa qui, vedete che in realtà potrei anche decidere che sia la prima pagina e poi in mezzo le alterno. Allora, qui dovrò ritagliare altre due facciate. La cosa particolare che si può fare, no, era una salsa rossa, quindi penso che magari ci fosse un pochino di piccante e quello non è stato da me particolarmente recepito bene. Guardate questa striscia qui, è giusto 8 pollici. Io in realtà la porto a 6 pollici. Ed è alta, vediamo quanto, quello che mi è avanzato. La faccio diventare alta 4 pollici, così è un pochino più semplice da misurare. Prendo questo. Ci sono anche altre persone che vanno in shock, mi dispiace. Allora, qui in realtà posso anche segnarmelo in questo modo, di modo che sia un pochino più facile. Devo fare un taglio da 4 pollici. Questo qui è 8. Se lo voglio proprio centrare, perché se no mi sento male, mi faccio due segnetti a 2-6 pollici. A questo punto prendo la mia spinetta, la metto qui. Questo passaggio è molto più semplice se ve lo faccio vedere, che se no cerco di spiegarvelo, e faccio il taglio. In questo taglio io farò entrare questa qui, che avrei potuto anche lasciarla un pochino più larga, ma ormai non l'ho fatto. La posso far entrare così, in questo modo. Aspettate che... Ah, perché non ho tagliato fino al fondo. Aspettate. Non ho tagliato fino al segno. Adesso dovrebbe essere a posto. La faccio entrare qui così, da questo lato. Così ho una paginetta dinamica che si apre, che si apre. Ok, questa parte qui verrà inglobata nella spina successiva che noi andremo a mettere. Questo intanto io però posso mettergli un pezzettino di biadesivo, così quantomeno è ferma. E così come ho fatto questo pezzo, guardate, adesso lo incollo e lo fermiamo. Così. Così sarà fermo così, vedete? E avremo queste paginette in più dinamiche che si aprono all'interno della struttura stessa. Qui per esempio abbiamo questa striscia, anzi prendiamo questa, guardate questa striscia qui con le casette, che è l'avanzo del taglio di prima e l'idea è di usare in questo modo gli avanzi. La portiamo anche in questo caso ad altezza, ma facciamo anche 4 e un quarto, sì, l'altezza che è. Allora, ho due alternative, ho l'altra pagina che poi dovrò incollare di qua, da cui posso far uscire questa. Questa, se piegata a metà, diventa 6 pollici. Devo solo fare attenzione come la inserisco. Io faccio un taglio qui. Cercherò di farlo anche in questo caso più o meno al centro, perché così le proporzioni sono un pochino più aggraziate. Mi faccio un segno a 2, mi faccio un segno a 6 sulla taglierina, in questo modo. È un mini, non tanto mini. Allineo la mia riga di piega qui sulla taglierina e taglio, faccio un taglio dai due punti in giù. Cioè, a filo dei due punti. Questa qui intanto la piego a metà. Così. Doodlebug fa questi abbellimenti giganti, è un peccato non poterli usare. Allora, vi faccio vedere qual è la tecnica. Sicuramente chi ha visto quell'album che ho fatto, poi magari se volete ve lo rilinco, capisce più, è più facile capire cosa sto facendo. Allora, questo starà inserito così,
Questa pagina io la inserirò qui, perché ho fatto solo 4 pollici e tu sei un pochino più di 4 pollici, hai ragione a lamentarti. Adesso prendiamole, scusate, perché giustamente avevo detto, lo lascio un pochino più di 4 pollici. Questa cosa qui dovreste riprenderla con la taglierina. Io adesso per fretta lo riprendo a mano, ma così la inserisco qui e senza colla né nulla, in realtà, vedete, questo andrà incollato qui, mi copre la spina di prima e ho una pagina in più che si apre. Ora incolliamo questa spina e iniziamo ad incollarla qui e iniziamo a mettere anche le pagine, così vediamo anche che cosa ci avanza e decidiamo di volta in volta come inserirle, perché possiamo giocare con diverse misure, potremmo anche fare dei flap. Abbiamo per esempio questa striscia che potrebbe essere inserita oppure potrebbe essere usata per decorare una delle pagine. Allora intanto incolliamo questi. Per questi userei il biadesivo, però fatemi vedere se ne ho uno. Ecco, ho rovesciato il bicchiere col pennello, grazie al cielo. L'avevo messo a terra, scusate un secondo, ma quando uno si conosce, per fortuna ogni tanto gli errori li si può anche evitare. Ok, arrivo subito che prendo il pezzo che mi manca e da qui a lì me lo sono praticamente dimenticato. Sono andata lì per prendere qualcosa che adesso non ricordo. Ah, il biadesivo, ecco. Sì. Prendiamo questo da 5 ottavi. Si lamentano anche un po'. Allora, questi per fortuna in settimana ritornano tutti. Allora, mettiamo una striscia al centro, perché un pezzettino di questa spina rimarrà bianca, ma va bene perché noi stiamo facendo la mattatura con le pagine di modo che si veda un po' di bianco. Quindi sì, sto usando la mia carta bianca Basic. Questo qui che fuoriesce lo ripieghiamo in dentro e noi faremo semplicemente questo. Questi due li incolliamo prima uno sull'altro, guardate, una striscia. Lo incolliamo così e poi andiamo a decorare queste pagine, così vediamo mano a mano che cosa ci avanza. Ovviamente l'ho incollata storta, mamma mia, proprio tanto. Questo biadesivo è un po' come le maledizioni. Ah, così va fatto così, perché se no ce lo perdiamo. Voilà. Allora, e lo incolliamo. Io lo allineo così e dovrebbe essere abbastanza ben centrato. Non tantissimo. Allora, questo lo pieghiamo così e così non avremo problemi, perché questa qui è un filino più. Ah, ho combinato questo, guardate, l'ho allineata male, così. Fortuna che si può ancora rimediare. Questa è la nostra paginina che fuoriesce e questo è quanto. E qui abbiamo la spina e questa esce fuori di qua e quindi non ha nessun problema. Questa in realtà non è fermata in nessun modo. No, alle due spine che si sovrappongono in ciascun elemento, sì, queste due hanno la stessa misura e le andiamo a stringere mano a mano che ci avviciniamo verso il centro. Poi vado ad incollare bene i pezzi che sono volanti. Facciamo il bordo stondato anche a questi. E decidiamo, a questo punto ci servono quattro carte, 4 8x8 per decorare l'interno della copertina, questo qua. Ah, in realtà ce ne servono di più perché sono 2, 4, 8. Allora, iniziamo a scegliere le carte e andremo a fare i vari inserti con tutto ciò che ci avanza. Scegliere le carte, ragazze, è un dramma perché sono tutte belle. Allora, mi servono 2 7 3 quarti per 7 3 quarti. Tutto ciò che mi avanza lo userò per fare questo lavoro che ho fatto fino ad ora, quindi di inserimento di elementi in più. Stringiamo
stringo di due in due, esatto, perché praticamente, siccome ho usato una misura molto grande, non ho lo spazio per poter fare un unico taglio. Se avessi fatto un albumino 10x10 come pagine, ce l'avrei fatta con un unico foglio, ma non è questo il mio caso. Quindi diciamo che il Babbo Natale possiamo metterlo qui, visto che c'è questo azzurro che sta bene. Di qua potremmo mettere questo plaid. Tutte queste altre paginette saranno inserti che noi andiamo a inserire. 7 3/4. Qui ci sono le tessere, un po' mi dispiace, però in realtà noi stiamo facendo l'albumino, magari ci salviamo questa qua. Questa la metto da parte. E due, e quindi saremmo così. Guardate, facciamo già che attaccarle, perché... Anzi, non le attacco, perché poi vi dico un'altra cosa che si può fare ancora. Questa potrebbe essere qui. Hai rotto la terza, mannaggia, ma ne ho rotte una certa anch'io, eh. Ne avevo tante aperte perché comunque le mettevamo a disposizione durante i corsi, quindi è chiaro che insomma ne servivano un certo numero, però sono riuscita a romperne veramente tante. Allora incolliamo prima, questa la incollo qui, che è la seconda di copertina, e adesso vi faccio vedere una cosa che si può fare con questa. Allora, le carte non devo avere timore di accoppiarle in un modo piuttosto che nell'altro, perché tanto fanno parte tutte della stessa collezione, quindi si sposano tutte bene insieme. Questa verrà incollata qui. Qui abbiamo questa, le tessere, non vi preoccupate, non succede niente, non hanno sentito dolore. Questa potrebbe essere un elemento decorativo che io metto qui, oppure il verso adesso non si sposa di questo, però questo non, di questo non si sposa, quindi lo mettiamo semplicemente qui. La cosa che volevo farvi vedere che si poteva fare, ma vediamo se si può fare con questa. Sì, allora, con questa. Tagliamo questo pezzo qui a filo. Anzi, lo tagliamo, guardate, facciamo così. Togliamo la cimosa e abbiamo una striscia di Babbi Natale. Il retro di questi Babbi Natale è questo rosso. Noi questo possiamo usarlo in due modi. Possiamo farla diventare una taschina. Lo faccio ad occhio, ragazze, guardate. Potrei assolutissimamente usare la misura, ma... Ok, qui cordono. A filo proprio, a filo di quel segno. Ok, questa è una taschina, qualche pinza più robusta, cioè quella da calzolaio, purtroppo. Allora, questa noi la inseriremo qui così, e sarà una taschina, vedete come si sposano? Potrei anche sfalsarla, ma in realtà mi piace che sia in linea. Avrei anche potuto non fare la taschina e tagliarla a misura e avere quindi una pagina più lunga. In questo caso, per dare un pochino più di movimento, faccio una taschina. Se volessimo dare un pochino più di movimento, una cosa che possiamo fare, per esempio, guardate che ci va veramente niente, prendo la mia striscia così com'è, le tolgo mezzo pollice, glielo taglio via proprio, poi faccio i miei punti di incollaggio, prendo il mio biadesivo, la incollo qui e la incollo qui. Prima di fare qualsiasi altra cosa, facciamo qui l'invito, cerchiamo il punch, quello piccolo, da un pollice. Quello piccolo di un pollice, deve essere nell'altra scatola, vediamo, no, uno, vabbè, posso usare anche te, alla mala peggio. No, scusate, mi sono persa il punch da un pollice, lo facciamo con questo che è un po' più piccolo, ma va bene lo stesso, questo è un 3/4, questa collezione è splendida, sì. Ci vorrebbe quello da un pollice, ma adesso non so esattamente dove sia stato collocato. Qui dietro? No. Vabbè, lo cercherò. Allora, spellicoliamo.
Questa collezione è bellissima, son tutte belle. Aspettate di vedere quella di San Valentino, è veramente deliziosa. Ok, e quindi abbiamo una taschina. In realtà posso fare il foro anche dall'altra parte, però. Guardate, faccio con questo che è un po' più grande, che è da 1,5. L'ideale sarebbe quello da 1 pollice, così. Questa parte qui la devo infilare qui sotto e dato che l'ho stretta rispetto alla mia misura, la centrerò. Allora, questa in realtà si potrebbe anche infilare qui, per lasciare qui la mattatura e andrebbe a finire qui dove poi noi andiamo a inserire il dorsino dopo. Però in realtà posso anche fare questo. Centro questa e la infilo qui sotto. Vedete? Vedete? Così. Qui non è allineata benissimo, ma quello è un problema della clé perché non è capace di tagliare dritto, ma questo è un altro discorso ancora. Sei in ritardo di un anno, per cosa? Mi sono persa il pezzo prima di quello che hai scritto, forse? Allora, lo mettiamo qua così. Va bene, e poi incolliamo questa. Quante collezioni di San Valentino? Allora, c'è già quella di Simple Stories, arriverà quella di Eco Park, ma solo i fogli, solo i pack. Quella di Doodlebug in realtà non è propriamente di San Valentino, però si chiama Made with Love ed è cuoricciosa ed è molto molto carina. E in realtà vi direi che forse basta, non ne prendo mai tantissimo. Non ne prendo mai tantissime perché poi San Valentino si esaurisce abbastanza in fretta come periodo. Allora, qui volendo potrei coprire questa qui con con una striscia di, per esempio, di questa carta, oppure facendo un dorsino molto molto vicino. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è continuare a decorare perché ci mancano ancora 2, 3, 4 pagine. Quindi iniziamo a decorare, poi ci preoccupiamo dei dorsini e utilizziamo gli scarti per fare questo tipo di gioco. Questa qui, per esempio, secondo me, io la vedo già benissimo messa qui così e faccio che incollarla. Vediamo se riusciamo a usare tutto, tutto, tuttissimo, così non mi rimarrà assolutissimamente niente per la mia pagina del binder, ma mi inventerò qualcosa. Il cassetto dei pigiami è sufficiente, va bene. Allora, poi abbiamo. Allora, intanto mi metto qui a portata a vista i ritagli, che così so che cosa posso usare. Usiamo. Allora, qui c'è il foglio delle tag, che ovviamente userò in maniera diversa, quindi lo lascio qui, non lo rompo, non lo taglio. Tagliamo i nostri gingerbread. 7 e tre quarti per 7 e tre quarti. Cerco di tagliare sprecando meno carta possibile perché così posso riutilizzare tac, il resto dei tre quarti. E questo lo mettiamo qui. Poi gli stondiamo gli angoli. Devo aver sbagliato qualcosa nelle proporzioni, secondo me, però va bene, non importa. Qui potremmo mettere. Abbiamo i babbo, oh, abbiamo questi alberelli meravigliosi. Mettiamo i Babbi Natale prima, sempre 7 3 quarti per 7 3 quarti. Carta di Natale penso che ne abbiamo tutte in quantità inimmaginabile, perché ovviamente è il periodo per cui compriamo di più. Il trucco è usarla, nel senso che se ci costringiamo a fare dei progetti, in realtà io credo che andrò avanti con i progetti di Natale anche dopo Natale per mettere insieme delle foto. Per esempio, un'idea sarebbe mettere insieme tutte le foto stupide di Snapchat di quest'anno, che insomma sto dando grande soddisfazione a chi ha inventato il plugin. Ma perché sei storta? Perché ti sto tagliando della misura sbagliata, sicuramente, perché 7 e tre quarti è qui, mamma mia. E quindi abbiamo questa strisciolina che poi decideremo di utilizzare in maniera diversa. Vabbè. Così, così. Poi qui possiamo decidere ancora di inserire qualcosa. Che cos'ho che mi avanza? Ho questo, però aspettiamo di farlo. Non lo incollo perché magari decido di inserire qualche paginetta, qualche pezzo che si giri in maniera diversa. Che potrebbe anche essere, guardate, una cosa che si può fare è usare questa striscia qua che ha la stessa altezza. Facciamolo perché poi me ne dimentico. Allora, taglio via questo pezzettino che mi è venuto male. Questa striscia qui,
È la stessa fantasia. Adesso non chiedetemi di farla combaciare perfettamente perché sarebbe un lavoro, si potrebbe quasi fare, però è un lavoro quasi da psicotici. Potremmo quasi farlo. Cosa sarà? Un quarto di pollice, vediamo. Facciamo una piega, un quarto di pollice. Vediamo. E poi questa si apre così. Dentro la rilegatura stessa. Adesso magari qui è un po' poca. Bah, guardate, io spero che la Germana sia orgogliosa di me. È quasi perfettamente sovrapposta. Nell'anno in cui si può uscire. Si possono fare anche dall'alto, assolutamente sì. L'idea in questo caso era di sfruttare quanto più possibile la spinetta laterale, però certo che si possono fare dall'alto. Il fatto è che abbiamo sce ho scelto un formato di... oh, è finito pure il biadesivo. Ho scelto un formato di pagina molto grande, quindi con 12 fogli pattern, di cui uno sono le tag che non potremo usare in questo modo, è difficile farci bastare tutto per fare grandissime operazioni pindariche, diciamo, chiamiamole così. Questo gli dobbiamo rifare la piega, tac. No, non so niente, ci ho provato, è stato bello, ma non ha funzionato. Allora, di qui dobbiamo fare lo stondamento. Allora, lo stondamento, boh, non so, vediamo come viene se lo faccio anche qui dove ho messo. Qui ci sarà il forellino. Anche la bici orgogliosa, brave, ma però non mi è riuscito, è stato bello, apprezzate la buona volontà, l'intento, poi insomma sulle performance operative abbiamo ancora, vedete, lo apriamo ed è un pezzettino in più. Qui ci sarà l'altra, questa qui si gira di qua e qui ci sarà l'altra cimosa. Questa in realtà adesso lo possiamo incollare. Adesso do anche un occhio a che punto è l'asciugatura delle nostre tag. Wonderful. Questo si aprirà così. Ok. Questo lo dobbiamo ancora stondare. Così. Gli album erano tutti 12x12, è vero? E sono impegnativi, no? Stefania, sono molto impegnativi perché comunque un 12x12 da riempire o comunque da rendere bello lasciandolo clean and simple non è semplice. Allora, siamo arrivati. Risvoltare un bordino rosso. Sì, certo, è che adesso diventa difficile, potrei fare questo. Mi sembra una buona idea, grazie. Grazie Claudia. Tac. Conta il pensiero, assolutissimamente. Contate che non è da me, quindi ok. I filtri nuovi di Snapchat sono meravigliosi. Poi, qui dobbiamo aggiungere un altro foglio. Allora, qui ci mancano ancora queste due pagine da decorare, ma facciamo prima la spina qua interna, perché dobbiamo scegliere due carte che abbiano un fronte retro che vadano bene insieme. Uno potrebbe essere questi alberelli che sono splendidi. Potremmo anche fare una cosa, perché chi lo dice che le pagine debbano essere tutte della stessa larghezza? Guardate. Questo diventa una specie di workshop, anche se io non insegno niente a nessuno e ci tengo sempre a dirlo. Però io pasticcio, provo, guardo cose. Allora, la pagina è alta 8 pollici. La facciamo da 8 pollici. Sfruttiamo tutta la sua larghezza. Cosa vuol dire? Che io a questo punto qui ho un dorsino che è di, aspettate che lo misuro perché non me lo ricordo più, qui siamo arrivati a 1 pollice e 3 quarti, diciamo che io voglio farlo diventare 1 pollice e mezzo, quindi, quindi faccio 12 meno 1 pollice e mezzo fa 10, aspettate, 12 meno 1 pollice e mezzo fa... 10,5 che diviso 2 fa 5,25. La pagina sarà 5 e un quarto, dovrebbe essere giusto, ma allora 5 e un quarto di qua per non sbagliare, 5 e un quarto di qua.
Il 4x4, 10,5, grazie. Quando dico che non so contare, io sono assolutissimamente seria, voi non mi credete, ma... Ok. Io questa la incollo direttamente qui e ho questo tipo di continuità. Vedete? Ho una pagina più corta. Le due pagine sono uguali, sono assolutissimamente... Si lavorano, vero? Si sentono che fanno una gran fatica. Disfare, ma sì, guardate, io sono dell'idea che questo deve essere divertente. Già c'è chi ha la fortuna magari adesso di essere in pensione, quindi può dedicarsi agli hobby in maniera diversa. Io lavoro tutto il giorno, lavoro con beghe, lavoro con ritardi, lavoro con errori, lavoro con scatoloni che mi fanno venire allergia. È bello, perché sono in un contesto veramente molto piacevole, ma è lavoro. Se mi tolgo il divertimento di questo e lo faccio diventare un qualcosa in cui devo, su, a cui devo stare attenta, regole, giudizie, ne perdo il divertimento e non ne vale più la pena. Gli hobby servono a, qualsiasi essi siano, servono a liberare la mente. Se perdiamo quella scintilla lì del divertimento, non ha più senso, secondo me. Poi, insomma. Allora, biadesivo. Sono contenta che è riuscita. Qui possiamo mettere una striscetta qua. Gli album grandi, 25x25, sono grandi, sì, sono belli, eh. Io non facevo lo all'inizio, per esempio, facevo solo card, poi niente, si è accesa la passione del memory keeping e ciao, adios. Un portabustine da tè? Sì, ce ne sono diversi in realtà, perché abbiamo fatto uno swap per le tisane e ne ho fatti un casino. Se guardi, devono essere tra ottobre e novembre, ce ne sono tantissimi. Allora, incolliamo qua a filo così. Così. Qui non ho fatto fori, qui non farò passare nulla. Potrei in realtà col taglierino incidere, ma so già che farei pasticci. Quindi, una volta che ho questa parte qui, posso decidere come utilizzare a questo punto questi qui. Allora, queste potrebbero diventare e delle pagine dinamiche che girano e, per esempio, questa la potrei inserire qui. Chi me lo vieta? Girata così. Guardate, facciamolo per farvi vedere. Allora, aiutatemi coi conti. Uno e mezzo, quindi diventa... Lo lasciamo stretto, 1 e un quarto, quindi diventa 10,75, mamma mia, 10,75 diviso 2 diventa 5 e un quarto, è un'antichietta. Ma io decido che le faccio diverse, ma guardate come lo frego. Facciamo una paginetta da 4 e mezzo. Vediamo, una paginetta da 4 e mezzo, poi lascio, qui diventa 1 e un quarto il mio dorsino. Non incido niente, no, 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 assolutissimamente. Che posso decidere di mettere anche in basso per sfalsarlo un po'. E quindi vedete, avrò una pagina addirittura più lunga e una pagina più corta. Se la pagina più lunga non mi aggrada, la posso tagliare o la posso piegare e diventa un elemento decorativo. Facciamo una piega qui a un pollice, per esempio. Avrei potuto calcolarlo meglio, avrei potuto fare tante cose, avrei potuto anche essere laureata in matematica, ma non è successo. Quindi, voilà. Vedete, se io questa la incollo qui, mi diventa così. Ed è molto carina, mi dà continuità. Questo esce fuori come se fosse un tab ed è molto carina. Sei allergica all'amore? No! 60 non bastano, mi sono persa di che cosa state parlando. Qui una cosa che si potrebbe fare, quanto sei alto? Qui si potrebbero far uscire anche due taghine. Ma guardate. Sì, facciamo. Però fatte uscire così, no, non ci staranno mai. Posso solo incollarle sopra. Le taghine le facciamo uscire in un altro modo. Allora, incolliamo questo. E allora, io adesso sono appassionata di hobby che riguardano la carta, ma ne ho girati tanti. La linea rossa non è a filo. Ti faccio parlare con Simone dopo, Tiziana. Vedrai che risolve anche questa problematica. Qui lo mettiamo qui alla base. Tac. Questo lo infiliamo un pochino più dentro. Perfetto. Così. E
E questo lo incolliamo, questo gli mettiamo anche solo un briciolino di colla e va bene. Qualsiasi sia l'hobby serve a svuotare la testa per me, no? Poi ognuno l'ho incollato stortissimo, ma non ha nessunissima importanza. Ok, qui in mezzo adesso farò un'altra rilegatura con la carta bianca. Prima vado a scegliermi le due pagine. Queste qua, perché non le ho ancora scelte, quindi andiamo a vedere un secondo tra le carte che sono rimaste, che non è che siano proprio tantissime. Vedete, ne abbiamo 3, 4. Questa con le renne è meravigliosa. Allora, uno deve essere necessariamente il gingerbread. Io, cioè, adoro fortissimamente il gingerbread, amo i biscotti pan di zenzero. Quest'anno sono, cioè, sono un paio d'anni in realtà che sono veramente troppo stanca per poter pensare di mettermi lì a cucinarmeli, ma li adoro. Questo è tanto storto, sì, con le righe e tutto, guardando al telefono ho visto male. Voilà. Allora, uno potrebbe essere qui e l'altro potrebbe essere... Qua, qui ci sono tutte queste tesserine. Ah, mamma mia, non so se me la sento di usarla questa carta. Questa potremmo usarla da questo lato e sì, potrebbe andarla. Allora, qui tagliamo sempre il nostro 8 per 8. Anzi, no, scusate, qua è un 7 3 quarti perché è la mattatura. E 3 quarti. Stondiamo gli angoli, ma mandacela la suocera, vero Massimo? Cioè, guardate, ma è poi importante cosa pensano gli altri? Secondo me non tanto. Tu potresti essere qui, non ti incollo ancora. Tu potresti essere qui. Forse non mi basteranno gli appiccichini. Vabbè, metterò tante foto. Adesso tagliamo un tot di ingombri di foto e via. Questa collezione si chiama Night Before Christmas ed è la collezione di Natale di Doodlebug, che è meravigliosa. Allora, non incolliamo perché giustamente mi fate notare che ci manca, poi ci manca la carta. Allora, in effetti, per fare un'altra spina bianca, che mi permetta poi di rivestire con quattro carte, non ho abbastanza carte pattern. Quindi prendo questa qui, che è intera, anche se ha le striscioline, e la uso come carta, per fare una delle due pagine, che si incroceranno qui. Oppure potrei farla più piccolina, che si stringe. Perché poi l'altra carta che ho è questa con le tessere, ma io non me la sento di bruciarla così. No, 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 no. Allora usiamo questa e la usiamo in tutta la sua larghezza, quindi verrà un pochino più larga di questa, oppure potremmo decidere di farla venire anche un pochino più stretta, non ha nessuna importanza. Allora, la tagliamo alla stessa altezza, guardate, facciamo così. La tagliamo ad 8 pollici e vediamo dove... Ah, guardate, almeno questo non andiamo a rovinare niente. Qui ormai ci serve un dorsino un po' più stretto di un pollice, diciamo che lo facciamo di un pollice. Quindi 12 meno 1 fa 11, 5 e mezzo. Faccio le due pieghe a 5 pollici e mezzo. E dovrei avere il dorsino da un pollice. Così. E lei verrà inserita qua così. E qui avremo questa meraviglia di striscette che non oseremo mai coprire. Qui potremo in realtà forare. Allora, vediamo che cosa c'è rimasto. Qui ci sono le striscette e non oserei, ma ci sono rimaste diverse strisce. Allora, per esempio, questa potremmo inserirla qui. Le facciamo una piega e la facciamo inserire qui e diventa una pagina in più. Guardate. La accorciamo un briciolino oppure la facciamo semplicemente aderire qui sul dorsino, ma è ancora più semplice. Guardate, facciamo una piega a un quarto di pollici. Non spendi soldi in terapia, esatto. Ma poi guardate, ognuno si libera la mente come meglio crede. Io penso che si debba però prenderlo con lo spirito giusto. Mi sentite blaterare questa cosa molto spesso, ma è una cosa che ogni tanto quando leggo certi commenti, certi post su Facebook mi viene sempre, mi si raggela sempre un po' il sangue, ma poi ognuno è libero di pensarla assolutamente come vuole, per carità.
Devo rifare scorta di biadesivo. L'abbiamo finito tutto. Beh, dipende da che terapeuta vai. Così. Oh, Claudia, bene. Ti ho scritto se per caso vuoi che ti spedisca già le cose che hai. Perché stiamo aspettando, non mi ricordo più cosa, ma se vuoi intanto spedisco. Domani parte il tuo piano. Guardate che mi sono anche ricordata, va che brava. Così, e questa girerà di qua. A questo punto possiamo fare la stessa cosa con un altro ritaglio di carta qui. Per esempio con questo. Lo tagliamo ad 8 pollici, che dovrebbe, 8 pollici dovrebbe già essere esatto la dimensione che ci porta. Forse un filino in meno. Tagliamo via la cimosa e facciamo una piega a un quarto di pollice, giusto lo spazio per poter inserire il biadesivo. E lo mettiamo qui così. Non mi importa che siano identiche le pagine, non ha nessuna importanza. Ok? Mettiamo il biadesivo qui. Ho un po' di disordine sul tavolo, stranamente. Le nostre tagli intanto sono quasi tutte asciutte. Non so se farò in tempo a finirle oggi, sinceramente. Vediamo. Cioè, non so se riuscirò a finirle durante il live. Allora. Così, e questo lo giriamo indietro, pieghiamo così e lo allineiamo qua. Bisogna sempre stare un pochino indietro rispetto alla piega, di modo che poi non crei difficoltà nel girare le pagine, ma noi qui siamo a posto. Questo noi dobbiamo ancora incollarlo perché non l'avevo ancora fissato. Siamo arrivati a questo punto. Una cosa che possiamo fare, se volessimo dare un po' più di struttura, a questo punto con misure diverse, perché la carta che ci è rimasta ha tutte misure diverse, in realtà questo per esempio è un orizzontale, questo è un verticale, però sono tutte di misure diverse. Fatemi vedere come lo potremmo gestire, perché noi abbiamo questo spazio qua che si libera. Potremmo avere un micro dorsino bianco, chissà se ne abbiamo abbastanza per coprire. Sapete che no? Forse no. Proviamo. Allora, tu sarai 4 pollici, sì. Prendiamo del bianco avanzato. Ok. Gli angoli, sì, adesso li faccio tutti. Volevo solo finire questa parte qua perché mi interessava mettere. A parte che qua potrei anche fare una cosa molto più semplice, senza necessariamente metterci il bianco sopra. Mi piaceva mettere un po' di struttura perché ovviamente è molto più pesante, ci dà l'idea di un qualcosa di molto più resistente. Qui, per esempio, devo capire come inserire le mie rennine, perché sì, ci vanno assolutissimamente ancora. Qua ho già fatto. Queste, vedete, queste pagine sono molto più resistenti. Prendiamo un altro foglio bianco, sempre della carta. Decidiamo a questo punto di fare un dorsino un po' particolare. Potrebbe essere. Teniamo 4 pollici e 4 pollici e qui deve diventare un po' meno di un pollice, quindi facciamo un 8 pollici e 3 quarti. 8 pollici e 3 quarti è la mia larghezza e lo faccio alto 8. Potrei anche farlo alto solo 7, così diamo più movimento, ok? Facciamo una piega, così mi vedete, una piega a 4. Una piega a 4 e qui in mezzo facciamo i tagli per far passare le decorazioni, cioè per far passare delle altre strisce di carta. Opla. Vedete, questo andrà messo poi qui così e sarà così. Questo lo dobbiamo ancora incollare. Sto decidendo se fare ancora un taglietto qui. Vediamo la carta che mi avanza. Allora, qui io farei passare, per esempio. No, questo però non possiamo farlo perché è dal verso sbagliato, ma le rennine sì, le rennine possono dal verso giusto. Potremmo far passare questo. Se io qui lo taglio, lo posso far passare e mi risulta aprirsi qui dietro. Quindi lo taglio un pochino, nel senso che questa striscia qua è alta 4, la facciamo diventare alta 3,5, ne togliamo mezzo pollice, ok? Facciamo un'apertura qui.
E facciamo così, un 3 pollici e mezzo sono un 8 centimetri più o meno. Facciamo da 3 a 11, dovrebbe bastare. Ovviamente no. Lo allarghiamo un po' di più. Ok. Sì, va bene. Perfetto. Adesso decido da che parte farlo uscire. Se io decidessi di girare questo qui, in realtà, e potrei farlo, avrei un elemento, potrei anche fare così, guardate, in realtà, che abbraccia in questo modo e non avrei bisogno di tagliarlo ulteriormente, nel senso che decido la metà e lo piego e basta. Ok? Quindi questo poi andrà incollato qui così. E qui ci servono quattro, vediamo se abbiamo quattro pezzetti che ci consentono di coprire quella parte lì, ma direi di sì. Allora, ne tagliamo qui un pezzo. Allora, qui un pezzo ed è perfetto. E questo è 4 pollici per 7, abbiamo detto, vero? Quindi in realtà lo facciamo anche un pochino di più, così abbiamo la mattatura, 3 e 3 quarti. Così. Allora. Mi piace che alcune pagine abbiano più consistenza. E quindi lui lo possiamo mettere qui. Poi adesso incollo tutto, eh. Tac, lui poi si fermerà meglio quando tac. Questo così, qui invece possiamo mettere questo verde, oppure potremmo cambiare così quello fa meno. Questo lo mettiamo qui e qui ci mettiamo questo verde, che abbiamo detto essere, ho finito la carta praticamente, 7, 6 e 3 quarti in pratica, tac, perché abbiamo lo spazio della mattatura per 3 e 3 quarti. Non so se riuscite a capire qualcosa di quello che sto facendo con tutto il casino che ho sul tavolo, ma confido nel fatto che siate fortissimamente abituati a questo tipo di live e quindi che non vi spaventi niente. E questo lo mettiamo qui. Questo invece lo metteremo qui. Perfetto, a questo punto in realtà penso di poter fermare tranquillamente questo, che non avevo ancora fermato. Gli mettiamo il biadesivo spesso così lavoriamo un pochino più calme. Non ho sondato la pagina bianca, adesso lo faccio. Così anche queste sono da stondare, ma adesso lo faccio. Questo è rimasto proprio tanto scentrato, ma sì, non si vedrà poi alla fine. Incolliamo anche lui, anche se di qua potremmo far uscire qualcos'altro. Aspettate, va, che intanto cerco di fare un po' di pulizia e stondiamo tutte le pagine che ci siamo dimenticate di stondare. Tanto vi siete persi in discussioni che non sono riuscita a seguire, ma sicuramente concordo. Tac, tac, poi ci sei tu. Adesso puliamo un po' così si vede quello che stiamo facendo. Così, in realtà anche questo. Ok, ho delle strisce. Posso far uscire delle strisce. Vedete? Ah,
Anche questo non l'avevo ancora incollato perché tenerezza. Pensavo di far uscire delle robe. Tac. Questo lo incolliamo qui. Tenerezza. E questo qua. I suoceri sono un argomento caldo, sì. Chiedetemi perché sono single. Ok. Questo dobbiamo vedere solo se far uscire un'altra striscetta da qui, tra quelle che abbiamo, perché ne abbiamo ancora qualcuna. Una striscia che potremmo tranquillamente far uscire potrebbe essere quella del Merry Christmas, ma una la usiamo per qua e una la usiamo per il re. Non mi bastano. Come si fa? Allora, mamma, che roba difficile. Allora, su una possiamo usare questo rosso. Allora, fatemi tagliare 3,75. Si appiccica un casino. 3,75 per 6,75 perché abbiamo fatto le pagine alte 7. Adesso poi puliamo un po' tutto questo sfacelo. Anche qua devo stondare le pagine. Così. Ma di appiccichini ne abbiamo un certo numero. Nel senso, l'altro giorno ne abbiamo usati pochi. Quindi, voglio dire, ho grandi aspettative. Vero che sono molto grandi, quindi in realtà adesso mi ritaglierò degli ingombri delle foto e poi lavoriamo. Sì, li mettiamo, figuriamoci se stiamo senza appiccichini, ma non esiste proprio. Devo solo ripulire un po' il piano di lavoro perché stondiamo questi. Dovrebbe, ma credo che non mi avanzerà niente per la pagina di December Daily. Vediamo. Piuttosto vado a prendere un altro foglio e facciamo così. Perché è impegnativo, ma d'altro canto. Non. Allora, in realtà non avevo percezione di quanto sarebbe stato impegnativo finché non ho aperto tutti i, come si chiamano, gli abbellimenti, perché sono veramente grandi, quindi diventa difficile progettarsi un qualcosa, no? Mettiamo questa. Qui ho delle strisce e delle tesserine. Queste strisce e queste tesserine le usiamo per la decorazione. No, qualcosa mi è avanzato. Guardate, prima di andare avanti, allora facciamo quello. Perché così 7 e 6 e tre quarti. Così. Direi che l'album così è già abbastanza ricco. Mi salvo qualcosa per il mio DD. Allora, stondiamo gli angoletti. No, senza appiccichini non si muove nessuno, che sia chiaro. Cioè. E ovviamente mettiamo i nostri gingerbread. Allora, io dichiarerei chiusa la possibilità di aggiungere ulteriori pagine che escono, perché già così mi sembra abbastanza impegnativo, e metterei il biadesivo qua, fermandolo, così lo sfogliamo un secondo, facciamo il chuck. Questa con i gingerbread è meravigliosa, vero? Sì. Vabbè. Allora, così. Non c'è neanche per niente disordine su questo tavolo, no? Allora, questa la incolliamo qua. Sì. E qui potremmo in realtà coprire con una striscetta, magari di un altro colore. Adesso vediamo di quelle che avanzano. Guardate, potrebbe andare bene in realtà anche questa, giusto per coprire un pochino il bianco. Questa con le scritte forse perde un po' di senso, ma sicuramente ne troveremo un'altra. Guardate, tipo questa, un avanzo, semplicemente messa lì per coprire proprio il bianco bianco. Quindi. Super mega album, sarà veloce leggere. È che sono impegnativi questi album qua. Perché aspettate che mi metto un po' più centrata. Poi adesso bevo anche un po' di tisana. Così. Questi dobbiamo stondarli. C'è sfuggito.
così, la taschina non la stondo. Ce ne stanno anche di più di 48, secondo me. Adesso vediamo. Questo lo fermiamo un pochino meglio piegandolo così. Oh mamma mia, scusate, ci sono tutti i ritagliucoli in giro. Vedete, in realtà è molto facile se avessi scelto una dimensione più piccola, ma ve lo ricordate l'album di Ei Santa? Qualcuno magari se lo ricorda. Era più piccino, ci abbiamo messo meno, è diventato super cicciotto. E questo è, allora, Clelia ha incollato un po' storte le pagine, però l'idea, la teoria è corretta, poi sull'esecuzione mi perdo un pochino. Allora, prima di fare qualsiasi altra cosa, prendiamo in mano il mio December Daily, che adesso non so più dov'è, qua. Vediamo, un goccio di tisana. Che ora è? Sì, dai, ce la facciamo assolutamente. Ok. Allora, ad una pagina mancano gli arrotondamenti. Questa. Grazie. Adesso dobbiamo tagliarci un po' di ingombri di foto, perché sennò qua è the end of the world da decorare. Allora, mettiamo un secondo qui e facciamo velocemente la paginetta qua. Per queste due pagine vorrei fare qualcosa acquerellato, la seconda e la quarta, quindi per ora non, ancora non le tocco. È l'unico motivo per cui non ci metto mano, ma state tranquilli che qualcosa faremo. Vediamo che cosa ci è avanzato di bello. Praticamente niente, però. Cioè, ho le tag, ma non mi va di toccarle. Allora, usiamo questo pezzo, per esempio, che almeno ci può coprire tutta la lunghezza, anche se è stato tagliato in maniera assolutamente barbara. Il nuovo binder inizia domani, sarà quello tutto rosso, perché alla fine ho usato tutti quelli di Tommaso. Ne ha fatti uscire 4, 4 ne ho usati. Io sono coerente, insomma. Allora, potrebbe essere così. Questo potrebbe essere messo sopra come mattatura, potrei addirittura usare l'altra foto. Guardate. Poi se dovessimo eventualmente, per caso, essere graziati con qualche appiccichino che avanza, potrei metterlo qui. Per dire, scusate, ma sono piena di strisciette e striscioline che in realtà posso anche buttare perché tanto non sono recuperabili. Ho questa strisciolina qua che però mi sembra veramente, cioè neanche la Germanà credo che la recupererebbe. Ti ridò la collezione intera. No, da questo credo che non riuscirò a separarmene. I don't think. Cioè, non chiedetemelo, vi prego, perché ne la posso fare. Bellissimo questo filtro di Snapchat. Adoro. Tac. Cioè, non c'è nessuno tra di voi che ci può sviluppare un'app per fare i selfie stupidi. Vi prego, ci serve. Ho la copertina, sì, adesso prima facciamo la copertina e poi gestiamo tutto il resto. Allora, questo posso anche stringerlo un cicinin ad occhio. Mi ero presa un doodle pop bellissimo, chissà che fine ha fatto, ma vabbè. Di qui potrei ritagliare una striscetta intera di Merry Christmas. E qui ci sono i gingerbread qui dietro, però non ci azzeccano niente, a parte, no, non ci azzeccano niente, Clelia, per quanto tu voglia, no. Allora, ritagliamo una striscetta di Merry Christmas, la prima che c'è, così non roviniamo ulteriormente la carta, e l'ho tagliata tutta storta, meno male che ho tagliato storto il foglio, così. È un po' stortino, perché l'ho allineato male, ma noi correggiamo così. No, è tremendo. Prendiamo un'altra. Scusate, ce la posso fare. No, no, prendiamo questo. Allineiamolo in maniera decente, Clelia. Così. E che ho proprio tagliato storto tutto il foglio, ma noi cerchiamo di recuperare questo tagliandolo così con la taglierina. Vediamo se ce la faccio. Ok. Lo mettiamo qua. Solo i due Merry Christmas che si leggono. Così.
Così, questo lo incolliamo adesso. Vediamo che cosa ho. Qui in realtà ho delle tagline che non abbiamo ancora usato, che potrei usare. Ne potrei prendere una, perché non è che le userò tutte. Potrei usare questo, Hello dear, Christmas is here. Allora, questa qui adesso la taglio a strisce. Non so se le userò queste tag. Vediamo, non so se le userò nell'album, intendo, vediamo. Intanto iniziamo a tagliare quella che vorrei usare adesso. Questa. Così e così. Facciamo il forellino con la pinza da 6. E iniziamo ad incollare questa parte qui. Allora, un po' di colla. Quelli bravi poi farebbero l'editing. Chiedo troppo, lo so, mannaggia. Sarebbe bello se qualcuno di noi sviluppasse un'app per fare i selfie stupidi. Ci piacerebbe tantissimo. Chi lo sa, mai porre limiti. Magari qualcuno ha qualche fratello, cugino, programmatore. Così. E mettiamo la foto. E la taghina. La metterei qua così. Ho fatto il foro con la pinza sbagliata, me ne sono resa conto adesso. Ho dormito 10 ore, sono svenuta, praticamente svenuta. Non ce la facevo più, ieri sera ero stravolta. Ok. Perfetto, e questo lo posiamo di qua. Adesso, allora, prima di tagliarmi gli ingombri, voglio decorare la copertina, perché la copertina è la parte più, no, di presentazione. Non c'è mai da recruiter, dicevo sempre, non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Quindi decoriamo bene la copertina. Abbiamo questi die cut enormi. Potremmo anche in realtà pensare, guardate, una cosa un po' più easy, perché ho scelto una copertina che in realtà già di suo fa tanto, quindi potremmo solo mettere Family Santa, eh? Senza caricarla più di tanto, perché insomma è già importantemente grande. Cosa ne dite? Io mi fermerei qui, poi magari se ci avanza qualcosa vediamo, però Just for you. Vediamo se abbiamo un banner di Happy Holidays, che sa, magari si vede un po' di più, oppure se troviamo qualcosa di rosso, perché quando si usano queste carte molto molto colorate è sempre poi difficile. Guardate, mettiamo Sending Holiday Cheer a mio cugino, esatto. No? Vabbè, ci ho provato. Facciamo così, attacchiamo questi tre elementi, non spessorerei nulla. Clean and simple, più o meno, insomma, cioè poi magari il concetto di clean and simple. La collezione, allora, dovrei avervela messa prenotabile perché ne ho ordinate altre dal fornitore qui in Europa, quindi quelle arrivano abbastanza breve. Ho ordinato anche gli odds and ends che erano finiti, mentre i chit chat ci sono. Così, basta. Simple. E adesso possiamo partire. Allora, io gli ingombri delle foto li taglierei, non so voi cosa dite, però diventa un po', ha un po' più senso se lo vediamo con gli ingombri delle foto. Quindi ci prendiamo 5 minuti e tagliamo tutti gli ingombri, cioè ne tagliamo un po'. Scusate un secondo, ma morsi della fame. Arrivo. Una delle cose che ho dimenticato di fare stamattina è la colazione. Ho qui i cioccolatini che mi ha regalato la Simple Stories e colazioniamo. Qualcuno dovrà pur finirli. Andiamo di tacco. Taglierina. Non sono per niente buoni questi cioccolatini. No.
Allora, tagliamo diversi 4x6. Queste sono le basi delle mie card, questi diventano dei 4x4. Ne tagliamo un po', perché chiaramente l'album è grande, quindi ci consentirà di utilizzare delle foto grandi. Facciamo finta, almeno finta. Poi pranzo riso in bianco, sì, solo che adesso qui non ho nient'altro per fare colazione e me ne sono dimenticata nella fretta di finire gli ordini. Poi gli ordini che arrivano dopo i live li lascio sempre da fare lunedì, che c'è anche una persona che mi aiuta, quindi è un pochino più semplice. Ma quelli che trovo devo necessariamente, il mio disturbo ossessivo compulsivo fa sì che io debba necessarissimamente sistemarli. Ok, poi tagliamo un po' di 4x3, che è la misura delle tesserine. Queste sono le mie basi delle card bianche. Questo è un formato che è strano, ma ci può piacere. Prendiamo dell'altra carta. Aspettate che vado a prendere delle altre basi. Arrivo subito. Mangio davanti a voi. Non ho fatto colazione, mangio con voi. Arrivo, ne prendo anche un altro perché sto morendo di fame. Allora, tagliamo un altro po' di 4x3. Guarda, se vuoi passare a prenderti un secondo un po' di questi cioccolatini, me ne hanno mandato due pacchi ed è pazzesco quanto sono buoni. Però io comunque continuo sempre ad avere colite e reflusso, quindi insomma, cioè non sono proprio il soggetto più adatto. Ma è difficile dire di no. Delivero. Io ho una serie di piatti pronti. Compro questi piatti pronti da Nutribiz. Non so se qualcuno di voi lo conosce. Sono buonissimi. E vivo così per dire che mi piaceva tanto cucinare. Facciamo anche un po' di 2x2. Prenota, prenota. Beh, è cioccolato belga. Pensate che giri. E anche tipo 2 anni fa, anche Altenew ci aveva mandato una scatola di praline di cioccolato. Vabbè, vabbè, non dico niente. Sì, facevo questa pubblicità. Ordino questi piatti da Nutribiz, almeno un piatto al giorno lo mangio sano e calibrato, con verdure, carboidrati, proteine, insomma tutto quello che si dovrebbe mangiare, che invece mangiando di corsa in negozio, a volte non mangiando, faccio un po' fatica. Allora, buongiorno, saluti la colite, ciaone. Sì, vabbè. Allora, prendiamo i nostri ingombri, togliamo la taglierina. Qui ho ancora un foglio intero con le tesserine 2x2 che poi vedremo come utilizzare. Dunque, iniziamo ad incollare. Volevo togliere un po' di. Credo che non ci sia la Germanà, non mi ha detto niente. Allora, è che vivo con la mamma, ma la mamma cucina ancora meno di me. Madre vive di yogurt praticamente, quindi un po' difficile. Allora, la colla la mettiamo qui, questi rimasugli li mettiamo qui e iniziamo la nostra operazione. Dunque, una bella foto grande. Allora, adesso le dividiamo per misura, così ce le ho subito pronte. Quality Street, che cos'è Quality Street? Illuminaci. Allora, foto grande. Ma allora io in realtà amo cucinare, ma non quando sono stanca così, non quando ho così tanto
da fare, non ce la faccio, non ho voglia, io vengo via dal negozio che sono le 8 di sera e voglio solo dormire. Cioè, non so se rendo l'idea. Una cosina, vedete, questi dei cazzo, no, come li avrei potuti mai usare? Non si può. Qui mettiamo una fotina con questa, mettiamo una foto piccola. Oh, io adoro cucinare, mi piaceva molto, solo che adesso veramente mi diventa impossibile. Insomma. Allora, queste carte fanno già veramente tanto di loro, quindi cercherò di non ricoprire di appiccichini come di mio solito, però mettiamo le foto così che abbia un senso la misura che abbiamo usato, che abbia un senso l'album stesso, che comunque, ripeto, è un album, quindi... Anzi, guardate, questa la spostiamo di qua e ci mettiamo questo fumetto. Qui ci sono tantissimi appiccichini enormi. Questo lo lasciamo così, magari ci mettiamo un chit chat, che potrebbe essere la notte prima di Natale. Io ero una che amava tantissimo cucinare, ma adesso, francamente, col tempo, poi mia madre non mangia niente di quello che io cucino, niente, niente col GN. E quindi diventa un po' difficile, no? Quando sei da sola, cucinare da sola, cioè almeno cucinare per me da sola, mi scoccio proprio, detto proprio en français. Questa la mettiamo qui, potrei spessorarla addirittura, ma esagero humanen. Guardate, questa bella pagina grande. Alessia, ogni tanto. Credo che me l'abbia ricordato qualcuno. È perché in realtà gli appiccichini sono talmente grandi e le carte sono talmente... Allora, la pizza sì, ma guarda, io prima mi cucinavo sempre da sola. Addirittura ero diventata così ligia che mi preparavo le monoporzioni, le congelavo e poi mangiavo quelle in settimana quando non avevo tanta voglia di cucinare diversamente, solo che poi con il lavoro del negozio che mi vede lavorare quelle 15 ore al giorno non ce la faccio e quindi amen, è andato tutto così. Allora, qui ci mettiamo una bella foto grande. Hai messo il telefono dentro il frigo. Ok. No, no, ma comunque va tutto bene. Questa scritta Christmas enorme la mettiamo qui di lato. Così. Qui ci mettiamo una foto 3x2. Meal plan, ma sono piatti, cioè sono piatti pronti? Guardate, colla solo qui. Mettiamo una scrittina, ne abbiamo 1000. La vasocottura, ecco, sapete che la vasocottura mi ispira un casino, ma non ne so niente. Devo documentarmi. E anch'io prima lo facevo, monoporzioni, congelo e via. Solo che adesso non ho, credetemi, neanche più il tempo di fare quello, perché il negozio assorbe veramente... Fin tanto che non potrò dedicarmi solo alla comunicazione. Il latte a scaldare nell'armadio invece che nel microonde. Benissimo. Tac, perfetto. Non vedo il problema. Pochi decori, le carte fanno stili tu il menu che vuoi. Ma quindi è una pianificazione dei pasti che ti prepari, giusto? Devo cercare. Così. Qui ci mettiamo un com, no, qui un po' si perde. Ci mettiamo questo, Happy Holidays. La colla solo sopra, così se decidessimo. Perché in realtà, non ve l'ho detto, ma abbiamo anche, me ne ero dimenticata, abbiamo anche questo foglio qua. Che non riuscirò ad usare, figuriamoci, c'è troppa roba. Che non riuscirò ad usare, una sfida che, vabbè, ho qui sia le tesserine, ma magari le tesserine e le taggine le usiamo per qualcos'altro. Cosa ne dite? Secondo me sì, proviamo. Allora, fotina piccola, la mettiamo qui e ci mettiamo questo sotto. Rossella errante, ok. Non me lo ricorderò mai. Spero di riuscire poi a recuperarlo. Allora,
decido che le tag e le tesserine 2x2 le tengo e le usiamo per qualcos'altro. Magari ci facciamo un mini, non lo so, adesso vediamo, però mi piacerebbe usarle per qualcos'altro. Queste sono grandi. Non è facile appiccicare con appiccichini così enormi. La pagina è perché è una taschina, cioè ha questi bordi qui attaccati, quindi non l'ho stondata per quello. Foto grande, e ci, guardate, io qui ho una marea di appiccichini, tutti gigantici. Così. Qui ci mettiamo Traditions. Qui ci possiamo mettere questo appiccichino qua della finestrella. Si perde un pochino in realtà, quindi vediamo se ne ho un altro. Possiamo metterci una fotina e Santa Claus. Oh, mi si è storto l'appiccichino. Ok. Così. Questa pagina qui è talmente bella che io non ci voglio mettere niente. Qui facciamo questo. Potremmo anche metterne tre. Ci stanno, sì, ci stanno. Una. Due. E tre. Non faremo le tag che ho iniziato prima perché sennò non finiamo più. Allora, vediamo qui che cosa attaccare. Potrebbe essere un with love, che un po' si perde però, eh. For you. Happy holidays. Just for you. Facciamo così. Quella pagina lì mi rifiuto di appiccicarci qualsiasi cosa perché è troppo bella così. E che non sono riuscita a tenermi tutti i doodle pop. Altrimenti. Così. E queste a posto, qui ci mettiamo una foto di queste qui lunghe. Un bel pacchetto regalo. E qualcosa dobbiamo coprire per forza perché sono enormi questi appiccichini. Così. E poi, allora, qui metterei una fotina piccola. E lascerei poi lo spazio alle rendine, quindi magari mettiamo un bannerino, questo, e poi lasciamo che si vedano le rendine. Queste carte sono così belle che in effetti è un po' brutto coprirle, però se dobbiamo metterci delle foto e dobbiamo appiccicare così, queste striscette qua le lascio così. Qui questa è tanto grande, mettiamo una 3x4. La mettiamo qui così e sotto ci mettiamo uno di questi appiccichini grandi, potrebbe essere l'alberello, con un pacchetto, con il boot, no, volevo un altro pacchetto regalo, dove sei? Eccolo qua, i pacchetti regali ce ne sono veramente tanti. Così e magari un bannerino. Merry Christmas. Ed è fatto. Qui dietro è un peccato coprire i Babbi Natale, però qualcosa dovremmo pure usare. Allora, mettiamo una fotina così, la mettiamo qui in basso, ci mettiamo una bimbetta. Queste strisce io non oso coprirle, mi dispiace, non gliela posso fare. Qui mettiamo una fotina piccola da questo lato e magari un with love. Tac. Così. Qui una foto, un 3x4 va bene e ci possiamo mettere un appiccichino di quelli grandi. Cioè, la maggior parte sono veramente giganti. Ma guardate il micino così, cioè, è assolutamente splendido. Così. Così. Vediamo se abbiamo I believe così incollato lì. Questi appiccichini spero già in settimana, salvo ritardi, insomma, ho chiuso l'ordine prima, quindi dovrebbero arrivare assolutamente in settimana.
Di sicuro, cioè, arrivano a me, ma finché li spediamo a voi, ragazze, ci va. Arrivano dopo Natale, sicuramente. Poi abbiamo una bella ghirlandina qui. Qui una foto così, anche qua la mettiamo giù di lato. Vediamo qui che cosa possiamo usare. Abbiamo un bel banner. Sono bellissime, ma sia i CicChat che gli altri, sono solo grandi, quindi in realtà per usarli bisogna fare album di queste dimensioni, perché altrimenti non riusciamo a inserirli. E come si fa? Guardate, qui mettiamo questo, una foto sopra, una piccina, le ho finite quelle piccine, adesso ne tagliamo altre. Le ho finite tutte? Sì, le 2x2 le ho finite tutte. Aspettate che le riprendiamo. Questa pagina qui con le striscette faccio un po' fatica a pensare di coprirla. Allora, prendiamo solo un altro pezzetto di carta, ci tagliamo un po' di 2x2. Sono belli. Allora, se avessi dei bambini e avessi le foto sarebbero meravigliosi. Io non ho figli, ho solo i gatti. Come se fossero figli, però non sono particolarmente felici di farsi le foto con me ultimamente. Se avete visto le foto, così, e possiamo metterci oh. Stai mettendo le foto? Aspetti gli appiccichini, aspetti questi appiccichini qua. Questa non ho cuore di coprirla. Qui possiamo mettere una foto quadrata grande, questa che non è proprio quadrata, è un po' più di 4x4. Guardate, bimbo alla finestra, magari dritto, Clelia. Così mi sto ancora esercitando all'utilizzo di poca colla perché me ne esce sempre un barile. Nemmeno i bambini, ok? Ma neanche quando sono piccini che dici li metti lì. No? Mannaggia. Aspettate che sto cercando qui tra i mille. Ah, qui ci sono anche dei appiccichini della mia collezione che non c'entrano niente. Bannerino. E lo mettiamo qua. Allora, qui ci possiamo mettere una fotina piccola. Qua così è un bimbetto lui, così con la parolina tree. Sto cercando una pagina dove mettere queste lampadine. Allora, qui c'è questo bannerino meraviglioso che ci sta giusto bene, così una fotina e siamo a posto. Che si brutta molto bene. Allora, questo filo di luci qua ce l'ho un posto dove metterlo? Praticamente no. Beh, no, qua si perde. No, non mi piace lì. Vediamo, magari non lo usiamo a questo punto. Ok, qui. Qui mettiamo una foto così. Se poi saranno probabilmente anni di psicoterapia, tu dici. Facciamo così, questo lo spostiamo in alto, mettiamo la casetta. Un insieme di casette che ci sta pelo pelo. Ma guardate, io lo metto qua. Mi spiaceva non metterlo. Devo solo fare, devo tagliare il pezzo che avanza, ma guardate. Non sarà quello a fermarmi. Sfuggono alle foto, oioi. Ah, tu qui non sei così. Ah, ho sbagliato le dimensioni. Vabbè. Tagliamo l'ultima casetta. Quando l'appiccichino è troppo grande, lo portiamo a misura. Così, non avevo visto il bordo, scusatemi. Così, giriamo. Qui una bella foto grande la possiamo mettere. Poi contiamo quante foto sono, La poltrona con il cagnolino. Basta foto, ma anni di psicoterapia poi.
Mi fanno troppo ridere. Noti. Ok, questo adesso si incollerà. Qui una fotina piccolina, possiamo metterla. E un bannerino. Qui dietro, ma guardate, io quasi quasi metterei anche solo lei. È una scrittina, se la trovo. This is the season, oppure Merry Christmas to all and a good night to all. Il fumetto, i chit chat sono le chiacchiere, il chiacchiericcio. Ha deciso che non puoi pubblicare foto senza la sua prova. Mamma mia! Questa la lascio così, qui dietro mettiamo una di queste lunghe, così le diamo un senso a questo formato. Questo lo mettiamo qui. Allora, i die cut lunghi, lunghi, cioè enormi, li ho finiti. Vediamo che cosa possiamo mettere qui. Qui ci potremmo mettere questo home. Abbiamo questo cavallino dondolo che è delizioso. Ma io farei una cosa, sapete, potremmo anche fare una tasca. No, meglio di no, non mi piace tanto in effetti. Le tesserine le salvo, le usiamo un'altra volta. Guardate, usiamo questo che è un avanzo come mattatura di una foto. Così. Così ha un po' più di... Più crescono e peggio è. Molto bene. Così. Questo lo attacchiamo qua. Così. E poi qui abbiamo questa bellissima tazza col Babbo Natale e i marshmallow dentro. In realtà di appiccichini ne abbiamo ancora tanti, ce la facciamo serenamente a fare anche un albumino poi con le cose, con le tesserine e le con le tesserine 2x2 e le tesserine 2x2 e le tag. Le tengo per un altro quando ritornano gli appiccichini. Cosa ne dite? Secondo me se può fare. Ok, non li ho finiti tutti in realtà. Allora, mettiamo questo qui. Io vorrei mettere questo bellissimo cavallino dondolo col bimbetto qua. Non sono finiti. Non pensare male. Non è finito. In realtà ne abbiamo altri per fare un altro lavoro poi. Non siete contente? Forse no. Maybe not. Ho anche il foglio di stickers, ma ho deciso che li salvo e mi invento qualcosa che mi faccio usare solo il foglio delle tesserine 2,5x2,5 e le tag. Cosa ne dite? E magari qualche foglio di patterned. Cosa ne pensate? Quando tornano gli appiccichini, così li usiamo per quello. E qua ce ne sono veramente una marea anche di tutti questi bannerini. Sono collezioni ricchissime. E tra l'altro costano 9,50, ma con tutto quello che c'è dentro, ragazzi. Cioè, ho perso la sfida, non sono riuscita a usare tutti gli appiccichini. Come può essere? Questa è la quarta di copertina, ci mettiamo una bella foto grande. Così, ravaniamo qua. Qui non metterei niente, così bello così. Fatemi vedere qui che cosa abbiamo. Abbiamo il bimbetto col pigiama, abbiamo un gingerbread. Mi ero presa anche un doodle pop in realtà che devo aver disperso qui sul tavolo da qualche parte. Ma questo purtroppo è il problema dell'essere disordinati, che non ce lo risolviamo. Ci sono altre lampadine. No, però non ci stanno bene. Vediamo cos'altro posso aggiungere. C'è il topino. Ci sono due gingerbread, così. Allora,
Il set di... Allora, non vedo le notifiche di quello che si esaurisce mentre sono live, però il pad di carte, anche se fosse esaurito, lo potete ordinare perché l'ho messo prenotabile, e i die cut, gli odds and ends anche, perché li ho ordinati poco fa da un fornitore, quindi in realtà arrivano. Credo, salvo cose strane, ritardi strani, già per questa settimana. Poi ovviamente noi spediremo dopo Natale perché il 24, a parte che entriamo tutti in zona rossa, il pomeriggio, dopo il live del pomeriggio vi saluto. Ho finito! Lo riguardiamo un secondo insieme. No, non riuscirò mai a separarmi. Tiziana, mi perdoni? Non riuscirò mai a separarmene. Cioè... Sta bene, ma non era voluto, sapevatelo. Sul dorsetto, sai che ho finito tutte le scrittine lunghe e quindi in realtà sul dorsetto e sulla quarta di copertina. Beh, però un momento, ho il foglio e questo qua. Allora, il dorsino. Il dorsino è verde, ci mettiamo questa. Ci mettiamo questo, guardate, questo loop. E lo stacchiamo qua, magari in maniera un po' meno brutale, si poteva fare, ma mi è sfuggito. Allora, e in realtà sul retro, visto che tanto questo foglio di sticker è enorme, guardate, possiamo mettere un pezzettino di questo, che secondo me ci sta sempre bene. Perdonami, Tizia, non ce la farò mai a darlo via, questo qui. Mi piace troppo. Come si fa? Questo, e ci mettiamo questo mega francobollo di Santa Claus qui. E un Merry Christmas qui. E questo è il retro di copertina. Non ho scritte sul dorso che possano andare bene, fatto salvo forse questa. Ok. Il babbo con la slitta l'ho usato. Allora, avete pazienza ancora 5 minuti? Mi sta arrivata mia madre, scopre che sto ancora facendo il live. Allora, mettiamo via questi appiccichini qui che useremo ancora. La pagina del mio December Daily l'ho fatta, togliamo solo un po' di questi. No, questi li possiamo tenere, ma tutti questi no. Scusate, l'avete scaricata la spilletta? Ah, oggi ve l'avevo detto che avevamo un sacco di cose da fare. E sono di parola, le cose da fare sono tante. Allora, mi servivano queste tag da mandare con dei regalini. Ho usato l'ink di Tommaso, grigio azzurro, aloe, borgogna. Vedete perché non posso fidanzarmi? Perché se poi mi fidanzo, come faccio a fare i live di domenica mattina? Tiziana, lo dico a te. Stacchiamo via questi. Così. 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 E ne ho ancora una da qualche parte, perché erano sette. Dove l'avrò messa l'altra tag? Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, è corretto. Ok, intanto questo biadesivo lo mettiamo nel suo posto. Ok, allora qui io voglio fare una timbrata molto semplice in realtà. Non so se fustellare qualcosa o qui
Anche vabbè, ho le fustelle di ieri, ma quelle no. Ho i timbri di Tommaso che in realtà volevo utilizzare come sentiment, un semplice Merry Christmas, che a questo punto non ha molto senso timbrare nella fascia colorata. Li fai insieme al fidanzato, sì, certo. Devo cercarne uno, quindi. Ah, ho ritrovato tra l'altro gli appiccichini che avevamo perso. Così ve lo dico. Allora, aspettate che cerchiamo. Allora, questi sono i timbri di Tommaso ed erano quelli di cui volevo usare il sentiment. Credo che userò Joy to the Merry Christmas su tutte. Poi devo coprire cioè, mi serve qualcosa, ho una punciata o una fustellata. Non ho un punch in questo momento che mi faccia una cosa di così carino. Avevo pensato di usare il fiocchetto di Tommaso, che potrei mettere qua. Potrebbe essere dorato e potrebbe bastare in realtà anche lui. Di dorato, se l'ho perso di nuovo, mi scappa da ridere. Questa qui è la fustella Winter Decoration. Vedete, ha questo ramo che è molto grande, che è un po' troppo grande per questa tag, per quello che ho intenzione di fare io. Ma ha questo ramettino qui che in realtà è molto carino e se tagliato anche solo in bianco, secondo me fa un effetto bellissimo. Se avete pazienza ancora con me un attimo, facciamo queste 10 minuti, tanto oggi tardi per tardi. Prendiamo la Big. Devo solo trovare dove ho messo il Basil Foil che devo avere. Allora, scusate. Eccolo qua. Allora, ne tagliamo, facciamo così, guardate, un pezzo e un pezzo. Qua è un pezzo di bianco, quindi tagliamo sia il fiocchetto che il foil, che è il contrario però. Così e così. Ah, magari se poi attacco il cavo della Big. Scusate, mi è caduto il radiello. È che è difficile trovare qualcuno che non ti dica niente dei tuoi hobby, no? Me lo confermate? Allora, per togliere via questo velocemente, uso lo scovolinetto. Facciamo prima una prova, così, magari ne basta anche solo uno. Allora, prendiamo una tag, l'idea sarebbe fiocchetto qui, timbrata qui sotto e il rametto. Il rametto andrebbe pulito dai residui, ah, avrei dovuto passarlo due volte probabilmente. Ce ne vorrebbero due, vero? E la scrittina Merry Christmas. Sì, ce ne vanno due. Allora facciamo che tagliamo prima tutti i fiocchi perché ho visto che lo spessore diverso fa sì che il taglio non sia particolarmente bello. Tanto ci mettiamo poco con la biga elettrica, è abbastanza facile. Due fiocchi. Vediamo se qui ce ne sta un terzo, no? Voilà, vediamo se ci sta il quarto, se siamo fortunati di riuscire a posizionarlo bene. Ovviamente no. Vediamo così. Al pelo. Adesso provo a montarle senza rametti perché il fiocco è meraviglioso, quindi in realtà probabilmente fa anche tutto da solo. Siamo a 4, ce ne mancano ancora 3.
Infatti sto pensando anch'io, Alessia, che forse è più bellino, sai? Adesso li proviamo a montare, vediamo. Tanto nel caso la fustella del rametto è qua e non la perdiamo. La timbrata la facciamo semplice in VersaFine nero. Una cosa che potremmo fare dopo sono delle goccioline grigie su tutta la tag, che secondo me è carina e dà sempre un po' quel senso di completamento. Voilà, quindi ricapitolando, io farò ancora live lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e il live della paginetta del giorno di Natale la facciamo domenica. Ok, allora mettiamo un secondo giù la big. Non vi dico per terra qui che cosa ho accumulato, ma va tutto bene. Allora, mettiamo via questi che ho il terrore di perderli e non ci stanno nelle mie bustine perché sono più grandi. Allora, facciamo questa prova e vediamo come vengono. Io farei così, sì, poi solo le macchiettine, la timbrata, le macchiettine, sì, sono abbastanza convinta. Allora, facciamo la timbrata. Siccome ho solo 7 tag e non mi posso permettere di sbagliarla, prendo la plate. La stamping platform, sto dando i numeri, non la vedo, eccola qua. Siccome non mi posso permettere di sbagliare, devo posizionare le mie tag tutte nello stesso modo e poter ritimbrare in caso la timbrata non venga male. Le bustine, le mie, basta che cerchi buste della Clé, bustine della Clé, vengono fuori subito. Punta in là, io farò la timbrata qui. Tanto poi un verso o l'altro è indifferente, ma la cosa che qui devo fare attenzione è che la punta sia perfettamente allineata in là. Io userò il timbro di Tommaso e poi ve lo metto, se volete ve lo metto nel prodotto contenitore perché sarà nel live di oggi, però Merry Christmas, questo qua. Lo metto qua. O forse qua che c'è la parte un po' più larga. Devo vedere perché non le ho misurate, ovviamente. Merry Christmas, così. Così. Allora, VersaFine e le timbriamo tutte e 7. L'unica premura che devo avere è di mettere la parte un po' più spaziosa rivolta in là. Adesso questa l'ho un po' sporcata, però tanto con la timbrata e poi le macchioline non dovrebbe essere particolarmente problematico. Perfetto. Ma sono io con le mani sporche. Così oggi 3 progetti in uno. Cioè proprio, vedete che dormire 10 ore mi fa bene. Non mi posso sporcare le mani perché poi sporco tutto. Vedete, qui non è venuta benissimo. Semplicemente ritimbro e la timbrata viene perfetta. La platform o comunque gli stamping tool sono gli unici attrezzi che ci permettono di fare questo tipo di errore e di non perdere il lavoro fatto. Sono state una grandissima invenzione, sono proprio stati, in inglese si dice game changer, cambiano proprio un po' il modo in cui si gioca, no? Perfetto, the last one. Ok, chiudiamo questo, puliamo il timbro, lo mettiamo subito via perché poi ce lo perdiamo.
incolliamo i nostri fiocchetti, il timbro lo mettiamo via. Questo è nel timbro della Ponsezia, questo sentiment che sto usando. Adesso li mettiamo tutti qui e con un pochino di colla le assembliamo. E poi prendo magari il nero e faccio due goccioline. Ok, allora. Sì, un grandissimo game changer, sì. Qua. Un goccino di colla qui. Guardate come prendono vita, semplicemente sono queste sono molto clean, molto simple, ma in realtà sono perfette, eleganti, semplici, veloci, ma comunque d'effetto, secondo me. Così. Così, ok? Vedete? L'unica cosa che faccio adesso è prendere il link nero di Tommaso, poi vi metto anche tutti gli altri colori. Ho in mezzo i piedi, la bic. Prendiamo link nero e facciamo due macchioline e poi abbiamo finito. Allora, le sottoponiamo a questa cosa, ups, una alla volta, un paio alla volta. Prendo solo l'erogatore. E picchietto. Lo rimmergo. Io le macchie le faccio sempre come ultima cosa, perché finiscono un po' il lavoro e poi se devo coprire qualche errore fatto, cerco di direzionarle, non dito dal bottalico, ma cerco di direzionarle laddove mi serve. Quindi è una cosa che io in genere faccio per ultimo, ma si può fare certo prima, assolutamente. E che se le fai prima corri un po' il rischio di coprire poi con quello che ci attacchi sopra le macchie. In questo modo le macchie saranno sempre in primo piano. Finite. Basta. Very clean, very simple. Le mettiamo un attimo via e concludiamo pulendo qua e risfogliando il binder di Natale e questo album, questo contenitore della Doodle Bug Boo. Come lo definiamo? Prendiamo una salvietta, intanto puliamo qua. Che le macchioline sono belle, però poi ci sporcano tutto il resto del lavoro senza che ce ne accorgiamo, perché sul piano nero poi non le vediamo. Ok. E via. E direi che abbiamo finito. Sì, sì, il piano l'ho pulito. Adesso mi riprendo il binder. Do solo una passata di Scottex, perché comunque con la salvietina abbiamo lasciato un pochino di umidità. Portate pazienza, oggi è un live lunghissimo. Okay. Siccome, non tanto per il binder, ma quanto per questo quaderno, ho paura che anche solo l'umidità di come abbiamo pulito con la salvietina possa un po' comprometterlo. Insomma... È mio, non si può rovinarlo così. Ups, igienizzante, abbiamo igienizzanti praticamente dappertutto, come penso tutti. Ok, allora fanciulle, live della domenica è finito, abbiamo finito il terzo binder, abbiamo fatto tre progetti, le mie card
per le mie tag per i regali di Natale di quest'anno, che ero un pochino per alcuni dei regali di Natale di quest'anno che dovrò spedire perché ero un po' in ritardo. Voilà. E questo è il mega super album della Doodlebug, che vi risfoglio ancora un secondo. È molto semplice in realtà da realizzare, una volta che hai capito il meccanismo della spinetta, dei tagli che faccio. Ci stanno tante foto. Gli appiccichini della Doodlebug sono enormi e quindi in realtà hanno bisogno di spazi grandi se li vogliamo utilizzare. Qualcuno l'ho anche dovuto tagliare, questi due li abbiamo dovuti tagliare. Le misure sono 8x8 e poi decidi la larghezza della spina e quindi di conseguenza dei vari dorsetti. E poi il resto è tutto stato fatto con gli avanzi, con i pezzi che sono avanzati, con le strisce avanzate, con i die cut. Non li abbiamo usati tutti i die cut e non abbiamo usato neanche il foglio con le tesserine 2,5x2,5 e le tag. Quelle le teniamo e le usiamo magari per un altro progetto dove usiamo solo quelli. Mi inventerò qualcosa. Ma le misure in realtà sono questo qui, il primo dorsino è 2 pollici, quindi sono 10 pollici piegato a 2 e poi tutto il resto in realtà a scalare di un mezzo pollice, dove ho messo le pagine della Doodlebug che sono un pochino più sottili, ho scalato di un quarto, il resto è stato fatto assolutamente improvvisato come avete visto e utilizzando le strisce di carta che sono avanzate, quindi i tagli che ho fatto all'interno della spina sono stati fatti per recuperare gli scarti che invece che scarti diventano parti importanti dell'album perché in realtà 31 foto le contiamo e poi vi lascio. Una, due, tre, ma se ne potrebbero mettere molte di più, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se non ne ho persa nessuno. La spina la dovete stringere, io vi consiglio di stringerla. Se usate una carta di struttura molto spessa, di un quarto di pollice, è una misura ideale che se mettete poi dei chipboard o infilate dentro la spina delle altre cose come ho fatto io, vi lascia lo spazio per respirare. Se usate la carta patterned, quindi quella già stampata di Doodlebug, ma di qualsiasi altra marca, la mia è un po' più spessa, ma le altre marche sono un pochino più sottili, in realtà vi basta anche un quarto di pollice, vi rimane molto molto vicino, quindi dovete stare attenti quando incollate. Però poi in realtà c'è chi toglie un centimetro di volta in volta, c'è chi ne toglie mezzo, è variabile, dipende un po' da quanto avete intenzione di inciccionire. Ma dalle 30 ed oltre foto le ho saltate un paio, perché non so contare, quando dico che non so contare sono onesta. Allora, per oggi mi fermo qui, vado solo ad aggiornare il prodotto contenitore con anche le altre cose che abbiamo usato, quindi link di Tommaso e la fustella delle ribbon tags. Aggiornerò quindi anche il prodotto contenitore, anche se in realtà qui abbiamo usato solo scarti, questo non, il prodotto contenitore del binder non lo aggiorniamo. Domani inizieremo il binder nuovo e appena ho un attimo di tempo per fare un live un pochino più lungo, decoro anche le pagine interne di questo oppure me le lascio per il dopo Natale, tanto comunque andremo avanti con progetti di Natale. Ancora per un pochino. Grazie a tutte, ci sentiamo domani con gli arrivi e con il progetto di domani. Ciao ciao!